Buongiorno a tutti, oggi per Biellese Territorio Straordinario vi presento uno della compagine che poi seguirà dei biellesi straordinari nel comune di Sordevolo e oggi vi presento il numero unissimo di Sordevolo perché Alberto è il sindaco di Sordevolo. Da quanto tempo Alberto? Ah, di fresca nomina, dal 26 di maggio, quindi è qualche mese che sono sindaco. Andrei a sindacare questo paese e avanti con tutte le sue, perché abbiamo dietro questa struttura che è particolare, una struttura, spiegaci, cosa fate in questa struttura? Vabbè, sono diventato sindaco l'anno giusto prima della passione, nel 2020 faremo la passione, sono più di 200 anni che facciamo la passione a Sordevolo. 200 anni? Anzi, questo festeggiamo il 205 nel 2020, quindi qua siamo nell'anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo, dove ospiterà la passione. Ovviamente adesso è spoglio perché fra poco inizieranno i preparativi, ci sarà una scenografia bellissima e di qui per 36 repliche nell'estate del 2020 si svolgerà uno degli spettacoli di cultura popolare più importanti d'Italia. Fantastico. Ma ho sentito Alberto che per recitare nella passione di Sordevolo devi abitare a Sordevolo o prendete anche immigrati? No, allora diciamo che i sordevolesi hanno una priorità, quello è sicuro che è giusto perché la tradizione dei sordevolesi è una tradizione forte. Io è da quando ho un anno che faccio la passione, dal 75 l'ho fatta per la prima volta in braccio alla mamma, quindi ho continuato, ho fatto la plebe, gli avevo letto, ho recitato in ruoli un po' più secondari come i ladroni e adesso è la terza, sarà, se passerò il casting, la terza volta che farò il cavaliere. Quindi il cavaliere? Sì. Che mi è sempre piaciuto tantissimo. Mi piace, sono contento di fare questa intervista perché Alberto è una vita che io vivo sulla passione di Sordevolo, perché mi dicono tutti, ma che capelli lunghi, che barbone, ma perché faccio Gesù Cristo la passione, no? Lo sempre. No. Beh, ci sta, è naturale, quello che si cerca qua a Sordevolo, guarda, adesso iniziamo il casting, dovresti iscriverti. Vedere se posso fare, sì. Ci vuole una croce un po' potente per me. Ma tu ce la fai a portare, non ti preoccupare. bene. La stazza ce l'hai. Volevo chiederti una cosa, so che oramai la passione di Sordevolo siete planetari, perché oramai la risonanza di questa passione arriva veramente in tutto il mondo. In sì. Tutto il mondo. Sì, sì, infatti abbiamo la fortuna di aver impostato una promozione dell'evento in maniera professionale, non trascurando niente, quindi dall'America a tutta l'Europa, senza tralasciare ovviamente il territorio nostro, stiamo facendo un grandissimo lavoro di promozione e di comunicazione di questo evento che è importantissimo sia per il biellese ma per un territorio molto più ampio. Infatti la promozione non sarà anche un po' mirata sul territorio, sarà mirata sul territorio soprattutto, non solo sull'evento. L'evento fa parte di un territorio, il territorio del Biellese, della Valle Elvo, in territori bellissimi che hanno bisogno di essere conosciuti e di essere visitati da tantissime persone. Veramente una struttura imponente per essere un paese Sordevolo che... Quanti abitanti fa Sordevolo? Siamo un po' più di 1300 persone. 1300 persone? Sì. Avete fatto qualcosa di straordinario. Ma spiegami Alberto, la passione si svolge tutta qua o prendete dell'altro spazio? No, si svolge tutta qui nell'anfiteatro. Ovviamente verrà costruita la scenografia, sarà rappresentata a Gerusalemme. E con tutte le mura, con dal Sinedro, al Pretorio, alla Casa di Erode, alla Flagellazione e poi ci sarà qua sopra il Monte Calvario, dove ci sarà la Crocifissione, uno dei momenti più toccanti del nostro spettacolo. E nell'ambito dello svolgersi, quindi in tutte le volte che quante volte la ripetete? Sono dalle 30 alle 36 repliche tutta l'estate, da giugno a settembre. Quindi un lavoro, una professione, siete peggio di Hollywood. Sì, sì, se pensi che 1300 persone all'incirca, 1300 sordevolesi, ce ne sono 400 trattori comparsi e 300 che lavorano dietro le quinte, puoi immaginare lo sforzo che è collettivo di questa comunità che è molto molto importante. E quante persone transitano per vedere lo spettacolo? Speriamo di farne transitare tante. Lo speriamo per tutto il biellese. Stiamo lavorando tanto, ma all'incirca negli ultimi anni erano 30.000 persone, 30.000 passaggi. Cerchiamo, 30.000 passaggi? Sicuramente sì, ma stiamo lavorando per incrementarle sicuramente.
il biellese, signori, dovete venire a vivere a Biella, perché il biellese, che era, purtroppo Alberto, tu sai, abbiamo un calo di mercato nel mercato immobiliare, certo, che è importante, però veramente da grandi crisi grandi opportunità, perché oggi nel biellese si compra bene degli immobili bellissimi. Ma torniamo a Sordevolo. Sordevolo, oltre alla passione, io ho fatto tante case. Sei venuto a venderle tu? Ne ho vendute tante qua. E tra l'altro ce ne sono ancora, chi lo mio sa. Figlio è venuto a abitare a Sordevolo, bene, perché tra i vari paesi che abbiamo visto qui nel biellese, che abbiamo avuto modo di conoscere bene per lavoro, Sordevolo è veramente particolare. E ho fatto la ferrata dell'Infernone, perché Sordevolo ha molte attrattive. Certo. Sordevolo è un territorio che dà tanto a livello di outdoor, infatti noi puntiamo molto, una delle mission della mia amministrazione sarà quello di amplificare questo aspetto del nostro territorio, di Sordevolo, della Valle Elvo, perché si presta tantissimo a questo discorso di un turismo lento. Ci abbiamo l'Infernone, ci abbiamo dei percorsi, dei sentieri bellissimi che si possono fare in mountain bike, a piedi, a cavallo, allora qui, se si viene a Sordevolo, nella Valle Elvo, nel biellese, bisogna venire per stare bene, per ricaricare le pile e per cercare quella tranquillità che magari in città, sicuramente in città, non si trova, o che nei grandi posti di vacanze, nei grandi resort, diventa un po' più difficile. Certo, certo. E tra l'altro l'Infernone, se posso permettermi, certo, è una ferrata che è facile anche per i neofiti. Fatela, perché vedete dei luoghi che altrimenti... No, è particolare. Sono particolari. Particolarissimo. È una ferrata che si sviluppa in orizzontale, non si va tanto alto in verticale. Sono due, tre passaggi molto belli, sono dei ponti tibetani, ma si vive il torrente Elvo in una maniera particolare. Poi ci si può anche fare il bagno. Uno ne approfitta, fa il bagno, fa il suo picnic e si passa una giornata nella natura al 100%, rilassandosi e vedendo un paesaggio che difficilmente riuscirete a vedere da altre parti. Per conto mio, di sindaci in Italia come Alberto ne avremmo bisogno di tre in ogni paese, in ogni comune. Grazie. Grande Alberto. Grazie mille. Grazie anche per tutto quello che fai, perché so che oltretutto dalla tua popolazione sei proprio amato, stimato. Alberto fa l'assicuratore, per cui veramente deve fare due lavori in uno. Detto ciò, lo lasciamo andare. Alberto, vuoi ancora dirci qualche cosolina di Sordevolo? C'è ancora qualcosa di... perché ne avete tante di cose particolari. Sordevolo è bello, Sordevolo è da visitare. Vi aspettiamo numerosi per la passione, ma non solo per la passione, perché Sordevolo si sta bene tutto l'anno, ha servizi e ha delle soluzioni che vanno bene per tutti. Venite a Sordevolo. Alberto, grazie mille per la... Abita gente in movimento sempre. Cerchiamo di fare tutti assieme qualcosa per questo territorio che è straordinario. Che ne abbiamo bisogno. Grazie mille. Grazie. Pensate, un paesino come Sordevolo che organizza uno spettacolo così, dove tra attori e comparse ci sono 400 persone. C'è bisogno di un grande regista, e allora vi presento Celestino. Celestino, tu sei il regista di tutta questa cosa qua, ma ci racconti cosa fai, cosa capita? Ma qui noi siamo in questo momento nella sala regia. La sala regia praticamente presiede tutto lo spettacolo. Di qui si organizza, si gestisce, e tante volte anche ci si arrabbia durante lo spettacolo. Come si organizza uno spettacolo? La nostra passione ha 200 anni e quindi, o bene o male, noi ce l'abbiamo un po' nel sangue questo spettacolo, e quindi si è tramandata di generazione in generazione, e sappiamo gestire uno spettacolo che ci sono 400 persone in scena, ma dietro le quinte ci sono 300 persone. E quindi un paese di 1300 abitanti con 700 persone per realizzare questo spettacolo non è semplice. Immagino che sia un'opera ciclopica. Iniziamo infatti 2 anni prima per organizzarlo, incominciamo a studiare, prima si studia un po' il testo, si rivede un po' il testo, poi si passa a studiare le scenografie e quindi alla realizzazione delle scenografie.
in questo anfiteatro, che sono 2400 metri quadrati di scenografia, quindi un'enormità rispetto a un palco qualsiasi, certo, di qualsiasi teatro, certo, i problemi qui si moltiplicano, ovviamente si ingrandiscono anche, oltretutto basato tutto sul volontariato. Non è proprio semplice realizzare questo. La tradizione ci sta dando una mano, una grossa mano. E qui in quanti lavorate all'interno di questo locale? Qui in questo locale qui siamo circa in 5-6 persone, perché tra audio, microfoni, video e poi io che praticamente presiedo tutte queste funzioni qua, siamo anche pochi volendo per la realizzazione. E se ho capito, Celestino, il tutto parte quando sei tu che dai il là, perché sei tu che dai il là a ogni scena. Sì, noi abbiamo circa 39 scene e queste scene sono entrate e uscite e quindi di qui appunto si dà, io dico, il ritmo allo spettacolo. Quindi ci siamo attrezzati con un pulsante, con delle luci, con dei microfoni per fare ad un certo punto entrare e uscire i personaggi e dargli ritmo soprattutto, perché non essendo professionisti, essendo un'area così vasta, si rischia che le persone anche si perdano, certo, e quindi è necessario, certo, ad un certo punto che ci sia qualcuno che continui a tenerli, diciamo. Tu la passione la sai a memoria, conosci ogni cosa oramai. Quando noi sordevolesi parliamo di passione, raccontiamo un po' la nostra vita. Io ho iniziato 5 anni a fare l'angioletto. Passate tutti, anche il sindaco ha fatto l'angioletto. Ma tutti, o il diavoletto o l'angioletto, sono le parti, si parte da quelle parti lì. No? E poi si cresce. Io ho fatto poi l'angelo del prologo, San Giovanni, il Cristo, Alberto ha fatto anche lui il cattivo ladrone, poi è passato a fare il cavaliere, quindi tutti facciamo la nostra scaletta nelle parti. E quando parliamo appunto di passione, noi praticamente raccontiamo la nostra vita, perché qui è Sordevolo. Non è il calendario, sì, lo utilizziamo, ma noi utilizziamo il calendario della passione. È morto l'anno della passione, è nato l'anno dopo la passione. L'anno dopo la passione. Si è separato durante la passione, perché la passione è anche momento di umanità, diciamo così. Venite a vivere nel Biellese. Celestino, avete una struttura che è veramente fantastica. Quanti anni ha questa struttura? Questa struttura è stata inaugurata nel 2005. E prima dove lavoravate? Ma allora, se andiamo all'inizio del Novecento, la passione veniva realizzata in un'area vicino a questa. Qui siamo proprio in quest'area qui. Non c'erano le tribune, ovviamente, non c'era la copertura. Siamo venuti nel 1924. E quindi praticamente a quasi 100 anni. Le tribune erano diverse, queste tribune sono state realizzate nel 2000, per la passione del 2000, e poi nel 2005 si è realizzata la copertura. Era disposta in modo diverso, la regia non era qui, ma la regia era in un angolo. Una volta la regia addirittura era nelle scuole, si realizzava nelle scuole. L'ubicazione era delle cattedre, quindi della scenografia era molto diversa, perché c'erano delle cattedre realizzate in muratura ai bordi, diciamo, della scenografia attuale, e quindi c'era tutta una coreografia diversa. Il Calvario è sempre stato, diciamo, dalla parte sud, certo, verso Biella, in modo da avere sempre il cielo come sfondo. Certo, bellissimo. Poi avete un panorama di qui che è straordinario. Sì, bellissimo veramente. E quindi questo panorama si è sempre sfruttato fin dai tempi. E in questa struttura però vedo che fate anche altri eventi, perché avete chiamato dei concerti importanti, avete fatto... Sì, sì, questa struttura qui nel periodo in cui non si recita la passione, quindi nei 4 anni, tutte le estate con il comune di Sordevolo ha organizzato diversi eventi. C'è stato Morricone, c'è stato i Pucci, sono stati, quest'anno c'è stato Venditti, quindi tutti gli anni c'è la stagione estiva con dei bei nomi. Io non capisco cosa fate ancora a Milano, prendete il primo volo, no, però abbiamo un aeroporto, perché abbiamo un aeroporto di Verrone qui vicino, venite a vedere il Biellese, che è veramente qualcosa di straordinario.
Celestino, ci accompagni perché so che Laura ci vuole portare a vedere il museo, sì, dove c'è un po' la storia della passione e dove vedremo... Sì, nel museo che è stato inaugurato, anche quello nel 2005, abbiamo raccolto tutti i ricordi della passione, perché qui a Sordevolo ognuno aveva un suo pezzo a casa di passione. E allora abbiamo pensato che era giusto avere un'unica struttura dove raccogliere tutti i nostri reperti, i nostri costumi, i nostri testi, proprio un museo vivo per non dimenticare. Celestino, ci vediamo dopo, però vediamo. Mille grazie. Grazie. Biellese, com'è Celestino? Biellese territorio straordinario. 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 Venite a Sordevolo. E noi di Abita, sempre in movimento. Sempre in movimento. Sempre. Abbiamo cambiato location perché è arrivato il presidente dell'associazione, che è Stefano, e entriamo in quello che è il Museo della Passione. Però abbiamo cambiato location, Stefano, in che edificio stiamo entrando? Adesso stiamo entrando nella chiesa di Santa Marta, un edificio del 1536, che la sacrestia è stata adibita al Museo della Passione. Davanti c'è la chiesa, dove ci sono anche funzioni durante l'anno, ma la sacrestia è adibita al Museo della Passione, quindi se andiamo dentro vi faccio vedere. Andiamo a vedere. Stefano, ma raccontami una cosa, ma tu nella vita cos'è che fai? Nella vita io faccio il vigile del fuoco. E quindi questa passione è una passione, Stefano? È veramente una passione, da bambino, ma a Sordevolo siamo tutti così. Adesso dimmi, quindi... che hai fatto anche tu Gesù bambino. No, ho fatto diavolo, io purtroppo sono più diavolo. Perché abbiamo intervistato il sindaco, ha fatto Gesù bambino. No, ho fatto il diavolo, bambino. Hai fatto il diavolo. Sì, sì. Bellissimo, Stefano, quindi siamo all'interno di una chiesa consacrata. Sì, esatto, questa è la sacrestia dove dal 2005, dall'agosto 2005, c'è il Museo della Passione in pianta stabile. E di là invece c'è la chiesa. Dove la chiesa con... Come dicevo prima, ci sono diverse funzioni durante l'anno. Ma tu in veste di presidente, adesso non fai più il diavoletto, qual è il lavoro del presidente? Ma è responsabile legale di tutta l'associazione, quindi è abbastanza impegnativo, poi non è che ci fermiamo al ruolo di presidente, ognuno di noi lavora e l'edizione della passione coinvolge a parte tutto il paese, ma anche finita un'edizione, esempio quella del 2015, nel gennaio del 2016 si è già iniziati a lavorare per quella del 2020, come faremo nel 2021, quindi non stacca mai a Sordevolo. Poi abbiamo la 18ª edizione del Mercatino degli Angeli. Cavolo. Che è un mercatino natalizio che dal 2002 viene svolto qua a Sordevolo. È bellissimo, sono venuto a Natale qua, avete fatto qualcosa di straordinario. Venite, lo devo ripetere all'infinito, venite a vivere nel Biellese, abbiamo delle realtà incredibili. Ma è così, tra l'altro il Mercatino degli Angeli parte di qui e arriva su fino... Sì, proprio in centro paese, nel centro storico del paese, vicino al Palazzo Comunale. Viene allestito, chiuse le strade naturalmente, e viene allestito questo mercatino con casettine di legno e di artigiani locali. Abbiamo puntato tanto sulla qualità degli artigiani, più che sulla quantità, ma sulla qualità dei prodotti e prodotti tipici del territorio. Abbiamo cercato di puntare su quello. E tra l'altro ho visto veramente un pienone, perché era pieno di... Superiamo le 35.000 visitatori. Pensa a Sordevolo con 1.300 abitanti, esatto. Quanto siete operativi. Volevo chiederti una cosa, Stefano, perché la scelta, penso all'inizio, dei 4 anni, c'è un motivo dei 4 anni che ripete? 5 anni. Una volta veniva recitata ogni 10 anni, fino al 1960-70, poi dal 70 in avanti a scadenza quinquennale. Avete in progetto di renderlo più breve questo periodo, perché è tanto... No, perché c'è tanto lavoro e tra un'edizione e l'altra per la promozione, per allestimenti, i 5 anni sono... Sì. Bene, allora Stefano, grazie al tempo che ci hai dedicato, io darei ancora voce a Elisabetta Chiappo, che è la responsabile di questo museo. Così dal 2005. Ci dice ancora qualche cosa di quello che troviamo qui all'interno. Stefano, grazie a voi. Di com'è Biellese? Territorio straordinario.
E proseguiamo con la rubrica biellesi straordinari, sordevolesi straordinari. Vi presento Elisabetta, che è la responsabile del museo. Allora, Elisabetta, bellissima l'idea di creare un museo, ma chi è venuta questa idea? Beh, l'idea di avere un museo permanente che raccontasse la storia della passione di Sordevolo è venuta a chi sedeva in consiglio direttivo negli anni tra il 2004 e il 2005, quindi sordevolesi lungimiranti che hanno visto bene in questa cosa. Nel 2006 è nata una commissione da me presieduta che ha proprio come compito quello di occuparsi, diciamo, del museo, e nel 2010 abbiamo rinaugurato questo museo con un nuovo restyling curato da me, dalla mia commissione, che è quello che si può ammirare adesso, insomma. E pensate che bello, questo museo è aperto per un 6-7 mesi all'anno, per sì, cui se sì, capitate a Sordevolo, voi dovete mollare queste Milano, queste Torino, queste Bologna, queste Genova, queste Pavia, venite a vedere cosa c'è nel biellese. Quando venite poi a Sordevolo, se non è in pieno inverno, dico bene, sì, cioè in pieno inverno, ma troverete il museo che è aperto e quindi avete un'idea di quello che è, di quanta ricchezza c'è nella passione di Sordevolo. Possiamo vedere l'interno? Certo, assolutamente. Innanzitutto qua siamo nella sacrestia, perché il museo è appunto permanente, si trova nel cuore della sacrestia della chiesa di Santa Marta, che è una delle 7 chiese di Sordevolo, bellissima, una chiesa del 600. Questa è la sacrestia, che è quindi il locale di ingresso al museo, dove abbiamo, diciamo, dei reperti che riguardano la storia della scenografia e la storia della promozione della passione, quindi con una esposizione di locandine e di numeri unici che raccontano appunto la storia della passione fin dal lontano 1901. E un filmato introduttivo che spiega non solo la passione di Sordevolo, ma anche il territorio, perché naturalmente è importante questo, insomma, parlare di Sordevolo, che è un paese che bello, bellissimo. E Elisabetta, con tutto quello che sta capitando in Italia, no? Avere un paese di 1300 anime che è così operativo e ricco, e perché abbiamo parlato prima della ferrata dell'Infernone, a Natale, quando fate il mercatino degli angeli, che è fantastico, sì, la vostra passione, tutti gli eventi, sì, venite a vivere nel biellese. Bene, siamo all'interno del museo, quindi in una chiesa del 1500. Sì, fine 500, inizio 600. La sì, storia che c'è qui è fantastica. Sì. Raccontaci, Elisabetta, dei costumi. Beh, qui abbiamo esposto alcuni dei costumi più rappresentativi della storia della passione di Sordevolo. Innanzitutto, vabbè, il primo che vedete qua rappresenta l'angelo della bandiera, che era uno dei tre angeli che aprivano il corteo della passione di Sordevolo, un personaggio, diciamo, attualmente non più presente tra gli attori e le comparse della passione. Ma sicuramente i costumi più importanti sono il costume dell'armato, del giude e dell'ancella, perché sono costumi veramente storici, costumi che risalgono all'edizione del 1924 e 1934 della Passione, come peraltro anche il filmato, uno dei filmati che si possono ammirare al museo, quello che stiamo vedendo in questo momento, sono filmati in bianco e nero, ovviamente muti, che sono stati ritrovati dal nostro parroco padre Luciano in parrocchia, e sono filmati integrali delle edizioni 1924 e 1934 della Passione di Sordevolo, sicuramente uno dei reperti più importanti che abbiamo custoditi qua al museo. Quanta storia, Elisabetta! 200 anni di storia. E qui cosa avete? Abbiamo raccolto degli oggetti particolari, la corona di spine, naturalmente, che è importantissima e che ha tutta una storia, perché viene confezionata anche questa a mano per i nostri Gesù, ricavata da una pianta particolare che si chiama proprio Spina Christi, e da questa pianta viene preparata proprio la corona di spine, anzi tre corone di spine per ogni interprete del ruolo di Cristo. Di Gesù. Però spiegami una cosa, e come fate a fare in modo che il vostro Gesù non si ferisca? Beh, la pianta viene raccolta quando è ancora verde, quindi quando può essere modellata. Poi abbiamo il nostro Franco, che è il super Franco, diciamo, che è la persona che si occupa di tutta la logistica, che prepara questa corona. Poi questa pianta ovviamente secca, rimangono solo le spine, che naturalmente vengono tagliate nella parte in cui viene ovviamente posizionata sul capo di Gesù, altrimenti sarebbe certo drammatico veramente. E poi, oltre alla corona di spine, abbiamo dei sandali, perché ogni attore della passione, ovviamente, oltre ad avere un suo costume che gli viene consegnato all'inizio delle rappresentazioni,
ha un paio di sandali suoi personali, anche i sandali sono stati confezionati apposta per la passione, bello. Sono tutti uguali. Ma bello, ma quindi c'è un lavoro veramente comune che coinvolge tutto il paese, anche sì. Proprio per l'abbiglia, per tutto quello che concerne. Assolutamente sì, tutti i costumi vengono cuciti a mano dalle donne di Sordevole, quindi dalle sarte di Sordevole, vengono conservati in un magazzino bellissimo, migliaia di costumi ovviamente, non solo per gli attori ma anche per le comparse, quindi il lavoro del volontariato per quanto riguarda la passione è fondamentale, perché senza il lavoro dei volontari, certo, in tutti gli aspetti tenere. La passione non sarebbe possibile oggigiorno poter realizzare, quindi è importantissimo parlare anche di chi sta dietro, certo, diciamo, le che quinte, prepara tutto che è fondamentale lavoro. Anzi, noi qui al museo lo diciamo sempre che Gesù, Madonna, insomma, sono importanti, ma senza tutte queste altre persone la passione non avrebbe motivo di esistere, non esisterebbe, ecco. Quindi tutto quello che diciamo c'è qua, tutti i costumi che voi comunque vedete sono stati confezionati comunque tutti a mano dalle sarte di Sordevole, dalle donne di Sordevole, insomma, ecco, quindi è un altro aspetto. Infatti noi proprio ai volontari abbiamo dedicato un angolo specifico al museo. Vedo perché, anche delle belle foto, sì, delle foto fotografie d'epoca. Sì, d'epoca, che risalgono agli anni 80, perché appunto un nostro volontario, attore, consigliere del consiglio direttivo di allora, aveva avuto questa bellissima idea di scattare queste fotografie a tutti i volontari proprio mentre splettavano le loro mansioni, insomma, e quindi abbiamo un ricordo proprio di un po' tutti, quindi dalle sarte ai parcheggiatori, a chi si occupava della vendita, diciamo, di libri o comunque di gadget, diremmo adesso, insomma, la biglietteria e quant'altro, insomma, ed è ancora adesso comunque così, cioè questo è sempre stato. È una tradizione che va avanti, che veramente va avanti nei secoli. Da 200 anni. Da 200 anni. La prima rappresentazione della passione risale al 1816, quindi possiamo con orgoglio dire che sono 200 anni che a Sordevole si fa passione. E tu, Elisabetta, quest'anno interpreterai? Io non interpreterò niente, nel senso che ho finito la mia carriera nel 2015 con il ruolo di Maria, e che è stato appunto l'ultimo. Quindi eri la prima donna, eri la prima donna della. Questa volta mi occuperò invece degli attori, cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza e darei una mano a tutto inizia, quello che. Ecco, insomma, sperando insomma di fare del bene anche in questo senso, oltre ovviamente a seguire il mio museo, che è la mia seconda casa, diciamo. Guardate, sordevolesi siete veramente un esempio per questa nazione che sta vivendo un momento. Mettiamola così, però veramente è bello vedere una comunità intera che lavora per qualche cosa che è una passione a beneficio di tutti e che valorizza veramente molto questo Biellese, che ha degli scorci che sono straordinari, di cui Sordevole veramente è una perla. Io chiuderei qua, perché forse ci siamo allungati un po' troppo, ma ci vorrebbe un mese voi per farvi un video e raccontare un po' di cosine. Ci sono molte cose da dire, ma insomma avremo occasione per ripetere, poi verremo anche quando fate la passione, verremo certo, a vedere di lì, faremo magari volentieri, delle dirette. Volentieri, noi vi aspettiamo sempre con piacere. Elisabetta, grazie a te, grazie veramente. Biellese, sì. Territorio straordinario.